RKO Radio. Siete pronti? Salite a bordo. Destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo. Siamo in onda, come sempre, in diretta sulle frequenze web di RKO. Marzo, sono le 21:04 e ieri, martedì 29 marzo, è successa una cosa bellissima. Piazza San Carlo, uno dei luoghi più rinomati e famosi di Torino, capoluogo piemontese, si è risvegliata con un'enorme scritta a caratteri cubitali sull'asfalto. Il breve testo recitava: "Ti amo ancora". Un messaggio d'amore che ha inevitabilmente scatenato la ricerca dell'autore e del destinatario o destinataria del messaggio. L'artefice però non è una singola persona, ma un gruppo musicale, gli Eugenio in Via di Gioia. La band italiana di origini torinesi ha voluto lasciare un messaggio di disperato amore nei confronti del pianeta Terra, minacciato ogni giorno dalle azioni delle persone. Il complesso è attivamente impegnato nella sensibilizzazione di temi riguardanti l'ecologia e l'ambientalismo e spesso utilizza diverse forme d'arte per lanciare messaggi di riflessione, come in questo caso. Questo il lungo post su Instagram da parte della band al riguardo. Qualcuno ha urlato allo scandalo contro la città, qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti vandali, qualcuno ha ipotizzato che fosse un'operazione di marketing con un grosso marchio. Non è niente di tutto questo. È la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera, in una delle piazze più belle di Torino, per far esplodere il proprio sentimento d'amore. Con gessetti da scuola elementare, scotch di carta e un metro da sartoria, ti amo ancora, una dichiarazione d'amore sincera, una presa di coscienza proattiva verso una terra che va curata, verso un mondo economico, sociale ed ambientale che va rivoluzionato. La pioggia, domani, laverà la scritta in pochi minuti, l'aria irrespirabile della nostra città, il consumo disastroso del nostro pianeta, l'inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni, resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile. Siamo stati noi a gridare "Ti amo ancora". La sigla era Fireball, Sinapson, adesso Foralx, Porto. E su Porto ringrazio la pagina biologicamente che adoro e che vi ho proposto altre volte e che continuerò a proporvi, grazie a Mattia. Si parla di fatti strani che succedono in Guinea. Ci stanno alcuni scimpanzé maschi che si dirigono verso le piantagioni di papaya per rubare qualche frutto. Le femmine, invece, se ne stanno in un posto tutto tranquillo, con i genitali gonfi, pronti per l'accoppiamento. Lo scimpanzé maschio, dopo aver rubato i frutti, scappa in fretta e furia, perché il contadino proprietario della piantagione si incazza come un gorilla e lo insegue con il bastone.
Il maschio raggiunge la femmina di scimpanzé. La femmina nota che il maschio ha portato dei frutti. «Sono per me, ciola d'argento?» domanda la femmina al maschio, ammiccando. «Certo, culo splendente», risponde. A questo punto la femmina si precipita verso il maschio e i due cominciano a copulare. Nel mentre la femmina, tutta soddisfatta, mostra al maschio la sua migliore espressione da orgasmo. Quando finiscono di spupacchiarsi, il maschio dona i frutti alla femmina, oppure può succedere che il maschio doni i frutti alla femmina prima della copula. In poche parole, gli scimpanzé fanno razzia nelle piantagioni di papaya per potersi comprare un po' di sesso. Questo accade principalmente negli scimpanzé, quindi è inutile che ora vi state affrettando per andare a rubare due pompelmi dal fruttivendolo. Ho già provato. Non funziona. Il post era di Biologicamente, pagina che vi consiglio di seguire anche su Instagram, curata da Mattia, che saluto. Un modo fantastico di fare divulgazione scientifica, col sorriso sulle labbra, ma con grande rigore. Per i non salentini, ciola è un nome che noi salentini diamo al membro maschile. Uno dei nomi. Gioacchino Belli, il 6 dicembre 1832, a Roma, scriveva un sonetto. Precisamente il sonetto 561, il cui titolo è «Er padre degli santi», cioè 53 nomi del membro. E quindi avventuriamoci con Belli nella toponomastica del membro. Er cazzo se può dire radica, uscello, ciscio, nerbo, tortore, pennarolo, pezzo de carne, manico, cetrolo, asperge, cocuzzola e stennarello.
Cavicchio, Canaletto e Chiavistello, Ergionco, Erguercio, Ermio, Nerchia, Pirolo, Attaccapanni, Moccolo, Brugnolo, Inguilla, Torciorecchio e Manganello. Zeppa e Batocco, Cavola e Turaccio, e Maritozzo, e Cannella, e Pipino, e Salame, e Sarsiccia, e Sanguinaccio. Poi, Scafa, Cannocchiale, Arma, Bambino, poi Torso, Crescimmano, Catenaccio, Mannola e mi fratello Piccinino. E te lascio persino che Ermi Dottore lo chiama Cotale, Fallo, Asta, Verga e Membro Naturale. Quel vecchio de Speziale dice Priapo e la sua moglie Pene, segno per Dio che non gli torna bene. Gioacchino Belli è il padre degli santi, loro i Balkan Beatbox, qui a Destinazione Altrove su RKO. E dopo questo inizio molto leggero, in questi tempi grami, vorrei raccontarvi una favola. Una favola scritta da Gino e Cecilia Strada, per spiegare ai bambini il significato di parole come diritti, pace, uguaglianza. Il brano che ho scelto è Bermud, Zuma Dionis. Ascoltiamo questa favola. C'era una volta un pianeta chiamato Terra. Si chiamava Terra anche se, a dire il vero, c'era molta più acqua che terra su quel pianeta. Gli abitanti della Terra, infatti, usavano le parole in modo un po' bislacco. Prendete le automobili, per esempio. Quel coso rotondo che si usa per guidare, loro lo chiamavano volante, anche se le macchine non volano affatto. Non sarebbe più logico chiamarlo guidante oppure girante, visto che serve per girare? Anche sulle cose importanti si faceva molta confusione. Si parlava spesso di diritti. Il diritto all'istruzione, per esempio, significava che tutti i bambini avrebbero potuto e dovuto andare a scuola. Il diritto alla salute, poi, avrebbe dovuto significare che chiunque, ferito oppure malato, doveva avere la possibilità di andare in ospedale. Ma per chi viveva in un paese senza scuole oppure a causa della guerra non poteva uscire di casa, oppure chi non aveva i soldi per pagare l'ospedale, e questo nei paesi poveri è più la regola che l'eccezione, questi diritti erano in realtà dei rovesci, non valevano un fico secco.
siccome non valevano per tutti, ma solo per chi se li poteva permettere, queste cose non erano diritti, erano diventati privilegi, e cioè vantaggi particolari riservati a pochi. A volte addirittura i potenti della Terra chiamavano operazione di pace quella che in realtà era un'operazione di guerra. Dicevano proprio il contrario di quello che in realtà intendevano. E poi sulla Terra non c'era più accordo tra gli uomini sui significati. Per alcuni ricchezza significava avere 10.000 miliardi, per altri voleva dire avere almeno una patata da mangiare. Quanta confusione! Tanta confusione che un giorno il mago Linguaggio non ne poté più. Linguaggio era un mago potentissimo che tanto tempo prima aveva inventato le parole e le aveva regalate agli uomini. All'inizio c'era un po' di trambusto perché gli uomini non sapevano come usarle e se uno diceva carciofo, l'altro pensava al canguro, se uno chiedeva spaghetti, l'altro intendeva gorilla e al ristorante non ci si capiva mai. Allora il mago Linguaggio appiccicò ad ogni parola un significato preciso, così che le parole volessero dire sempre la stessa cosa, e per tutti. Da allora il carciofo è sempre stato un ortaggio e il gorilla un animale peloso, e non c'era più il rischio di trovarsi per sbaglio nel piatto un grosso animale peloso con il suo testone coperto di sugo di pomodoro. Questo lavoro di dare alle parole un significato preciso era costato un bel po' di fatica al mago Linguaggio. Adesso, vedendo che gli uomini se ne infischiavano del suo lavoro e continuavano a usarle a capocchia, decise di dare loro una lezione. «Le parole sono importanti», amava dire. «Se si cambiano le parole, si cambia anche il mondo, e poi non si capisce più niente». Una notte, dunque, si mise a scombinare un po' le cose, spostando una sillaba qui, una là, mescolando vocali e consonanti, anagrammando i nomi. Alla mattina, infatti, non ci si capiva più niente. A tutti gli alberghi di una grande città aveva rubato la lettera G e la lettera H ed erano diventati alberi. Decine e decine di enormi alberi con sopra letti e comodini e frigobar, e i clienti stupidissimi che per scendere dovevano usare le liane come Tarzan. Alle macchine aveva rubato una N, facendole diventare macchie, e chi cercava la propria automobile trovava soltanto una grossa chiazza colorata parcheggiata in strada. Alle torte invece aveva aggiunto una S, erano diventate tutte storte e cadevano per terra prima che i bambini se le potessero mangiare, erano talmente storte che non erano più buone nemmeno per essere tirate in faccia. Nelle scuole si era anche divertito ad anagrammare al momento dell'appello la parola presente, e se prima gli alunni erano tutti presenti, adesso erano tutti serpenti e le maestre scappavano via terrorizzate. Poi si era tolto uno sfizio personale, aveva eliminato del tutto la parola guerra che aveva inventato per sbaglio e non gli era mai piaciuta. E così un grande capo della Terra, che in quel momento stava per dichiarare guerra, dovette interrompersi a metà della frase e non se ne fece nulla. Inoltre aveva trasformato i cannoni in cannoli siciliani, naturalmente, e chi stava combattendo si ritrovò tutto coperto di ricotta e canditi. Andò avanti così per parecchi giorni, con le scarpe che diventavano carpe e nuotavano via, i mattoni che diventavano gattoni e le case si mettevano a miagolare, il pane che si trasformava in un cane e morsicava chi lo voleva mangiare. Quanta confusione, troppa confusione, e gli uomini non ne potevano più. Mandarono quindi una delegazione dal mago Linguaggio a chiedere che rimettesse a posto le parole e con loro il mondo. «E va bene», disse Linguaggio, «ma solo ad una condizione, che cominciate ad usare le parole con il loro giusto significato. I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, se no chiamateli privilegi. Uguaglianza deve significare davvero che tutti sono uguali e non che alcuni sono più uguali di altri». E per quanto riguarda la guerra, lo interruppero gli uomini. «Ci abbiamo pensato, tienitela pure, è una parola di cui vogliamo fare a meno».
tante guerre, tante in corso, tante su cui ipocritamente si tace. Questo brano è un omaggio al mio ermano, artista ed intellettuale poliedrico, Nabil Bey, palestinese, rifugiato in Libano e poi in Italia quando il suo paese fu dilaniato da una sanguinosa guerra civile. Ciao Nabil. Negli anni 90, finita la guerra civile, è emersa anche una generazione di giovani musicisti che volevano scappare dagli orrori di quel conflitto, una generazione che aveva molto da dire e da dirsi, ma che faticava a trovare un modo proprio per farlo. Bravissima Fairuz, tutto il rispetto per la musica tradizionale, ma era troppo limitante. E allo stesso tempo non si poteva copiare quello che arrivava dall'estero, in un paese afflitto dalla crisi identitaria endemica, quella musica non aveva radici. Poi arrivarono loro. Basso profondo, batteria elettronica, synth Roland, la voce che fa il verso a Um Kultum e Fairuz, ma con un suono dark, malinconico, che arriva diretto allo stomaco. Gruppo cult in Libano, i Soap Kills si sono formati alla fine degli anni 90, si sono sciolti a metà degli anni zero. Zeid Amman e Yasmin Abdan, entrambi nati a Beirut nel 76 e che non sono parenti a dispetto del cognome, hanno preso strade diverse. Nella loro produzione hanno tratto ispirazione sia dalla musica arab classica che dalla nuova scena elettronica che sta sbocciando in Medio Oriente. I media francesi li hanno descritti come trip hop all'oriental. Questa è Galbi. Galbi, Soap Kills. E ci sono sempre terre da scoprire, persone da incontrare, storie da vivere, scritte tra le voci. Il progetto turco etnoculturale Island Man esplora territori vastissimi, dai Balcani al Giappone, all'Anatolia, con delle strutture elettroniche melodiche minimali, ma con il magnifico risultato di una musica da ballo, come una tribù che nessuno conosce. Island Man, Dimitro. Oh,
E Chicco Elia, che saluto, ci ricorda un evento importante accaduto il 28 marzo del 1997. Il 28 marzo 1997 la nave Kateri Rades salpò dal porto di Valona, diretta verso l'Italia, con un carico di esseri umani in fuga dalle violenze della guerra civile che scuoteva l'Albania. Poco dopo le 17, al largo dell'isola di Saseno, fu avvistata dalla fregata Zeffiro della Marina Militare Italiana, impegnata nell'operazione Bandiere Bianche, nome in codice con cui era nota l'operazione di blocco navale realizzata per limitare gli sbarchi delle cosiddette carrette del mare provenienti dalle coste albanesi. La Zeffiro intimò alla Kateri Rades di tornare indietro. 15 minuti più tardi la nave viene presa in consegna dalla corvetta Sibilla, più piccola e agile, che si occupò di effettuare le manovre di allontanamento, avvicinandosi in cerchi sempre più stretti alla Kateri Rades. Alle 18.45 avvenne l'urto che fece ribaltare la nave albanese, che affondò velocemente. Furono 108 le vittime. Oggi, mentre si accolgono le persone in fuga dall'Ucraina, restano in attesa di un porto sicuro i profughi salvati dalla SOS Mediterranea al largo della Libia. Si annega al largo delle isole greche, delle Canarie, mentre si muore di freddo ai confini della Polonia, lungo la Balkan Route o nelle acque tra Francia e Gran Bretagna. Senza un sistema che metta il valore della vita umana al centro, si fa solo geopolitica. Chicco Elia. Man, Dimitro. Ora due pezzi classici. Pirandello e Pavese. Cominciamo da Pirandello. Ma se è tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso ed il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo come egli là dentro? Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Pass me by, not know who am I, looking through me eyes, shows the sun we rise. Il dramma per me è tutto qui, Signore. Nella coscienza che ho,
che ciascuno di noi, veda, si crede uno, ma non è vero. È tanti, Signore, tanti secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi. Uno con questo, uno con quello, diversissimi. Intanto d'essere sempre uno per tutti e sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto. Non è vero, non è vero. Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto e che dunque una atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per una intera esistenza come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Uno che si spaccia per personaggio venire a domandare a me chi sono. Un personaggio, Signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere può non essere nessuno. Soltanto per sapere, Signore, se veramente lei, come adesso, si vede. Come vede, per esempio, a distanza di tempo, quello che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano ed erano realmente per lei. Ebbene, Signore, ripensando a quelle illusioni che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che ora non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare, non dico queste tavole di palcoscenico, ma il terreno sotto i piedi, argomentando che ugualmente questo, come lei ora si sente, tutta la sua realtà d'oggi, così com'è, è destinata a parerle illusione domani. Un frammento di Uno Nessuno Centomila di Luigi Pirandello. Il brano Sure the Sun Will Rise, Ugo canta. Sempre soltanto veduta, senza parlarti mai, nei tuoi istanti più belli. Ma ho l'anima ormai tanto tesa, schiantata dalla tua figura, che non trovo più pace al suo brivido atroce. Posso parlarti, nemmeno avvicinarmi, che cadrebbero tutti i miei sogni.
Oh, se tale è il tremore orribile che ho nell'anima questa notte e non ti conoscerò mai, che cosa diverrebbe il mio povero cuore sotto l'urto del sangue alla sublimità di te? Se ora mi par di morire, che vertigine folle, che palpiti moribondi, che urli di voluttà e di languore mi darebbe la tua realtà. Ma io non posso parlarti e nemmeno avvicinarmi, nei tuoi istanti più belli ti ho sempre soltanto veduta, sempre soltanto sognata. Era "Ti ho sempre soltanto veduta" di Cesare Pavese, il brano "Bleach" di Anatu. Questa è RKO, Destinazione Altrove. E questa mattina un post di La Farfalla della Gentilezza. La storia di Sonita Alizadeh. La prima volta che si è sentita un oggetto di scambio, Sonita Alizadeh era solo una bambina di 10 anni. Suo padre era morto da pochi giorni e un uomo si offre di comprarla. Spaventoso. Quella volta per fortuna finisce bene, ma l'Afghanistan dei talebani non è un posto adatto a una bambina, è troppo pericoloso. Allora la portano in Iran a vivere con la sorella maggiore e la nipotina. La mamma ritorna in Afghanistan. Sonita non ha documenti, non può andare a scuola. È solo una ragazzina e per sopravvivere deve lavorare. Pulisce i bagni e cerca conforto nella musica rap. Presto comincia a scrivere canzoni e poi a registrarle. Sono canzoni sulla guerra, sull'Afghanistan, sulle sue amiche che piano piano spariscono nel nulla. Bambine che vengono vendute come spose, bambine comprate per fare bambini. Sonita ha talento e una regista iraniana, Ghaem Maghami, decide di girare un documentario sulla giovanissima rapper. Dopo 3 anni di lontananza, un giorno la mamma torna trionfante a Teheran con una bella notizia per Sonita, che ora ha 16 anni. "Abbiamo trovato un uomo che ti vuole. Devi tornare in Afghanistan per sposarti." Quest'uomo ha offerto $9,000 per sposare Sonita. È un'occasione da non perdere. Suo fratello maggiore si deve sposare, ma ha bisogno di soldi per la dote, quindi i soldi che si possono ricavare dalla vendita di Sonita farebbero molto comodo alla famiglia. Ma Sonita non ci pensa proprio a diventare una merce di scambio per consentire a suo fratello di sposarsi. Sonita non vuole sposarsi. Ma cosa può fare? È solo una ragazzina disperata. Chiede aiuto alla regista del documentario, che decide di pagare di tasca sua alla famiglia di Sonita $2,000 per lasciare la ragazza in pace ancora qualche mese. Purtroppo non è una soluzione definitiva, ma in quei giorni di angoscia, Sonita scrive una nuova canzone rap, "Figlia in vendita", e sempre Ghaem Maghami gira il video in cui Sonita canta vestita da sposa con un codice a barre stampato in fronte. Il video diventa virale.
Dopo qualche settimana Sunita viene contattata da una ONG che vuole aiutarla. Le offrono un visto ed una borsa di studio negli Stati Uniti. Questa è una soluzione definitiva. Sunita non ci pensa due volte. Senza dire niente a nessuno parte per un college o una vita nuova nello Utah. Solo una volta arrivata negli Stati Uniti chiama i suoi familiari per dire dove si trova e dopo lo stupore iniziale, poco a poco, seguendo a distanza la normalità della vita da studentessa di Sunita, i suoi successi come rapper, ma soprattutto le sue battaglie per i diritti delle donne, la mamma e il fratello cambiano idea e alla fine la appoggiano senza riserve. Sunita ora è felice negli Stati Uniti, studia all'università, è perfettamente integrata e continua non solo a cantare, ma soprattutto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle spose bambine. Però non le basta. Sunita ora vuole tornare a casa sua per cantare e lottare per i diritti delle donne in Afghanistan. Sa bene che è pericoloso, ma il suo paese ha bisogno di lei. E se è riuscita a far cambiare idea alla sua famiglia sui matrimoni forzati, sulla musica, allora forse riuscirà a cambiare anche la mentalità degli altri. Perché Sunita, con la forza della sua musica e delle sue parole, questo vuole fare: cambiare il mondo. E ancora un'altra storia. Questo è In To, Plain Cell. Una ragazzina ucraina di 19 anni, grande fan di Roger Waters, scrive una lettera all'ex Pink Floyd. La risposta del grande musicista, da sempre impegnato contro le guerre e nel denunciare le ingiustizie, è tutt'altro che banale. Cara Alina, ho letto la tua lettera, sento il tuo dolore, sono disgustato dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, secondo me è un errore criminale, l'atto di un gangster. Ci deve essere un cessato il fuoco immediato. Mi rammarico che i governi occidentali stiano alimentando il fuoco che distruggerà il vostro bel paese riversando armi in Ucraina, invece di impegnarsi nella diplomazia che sarà necessaria per fermare il massacro. State certi che se tutti i nostri leader non rifiutano la retorica e si impegnano nei negoziati diplomatici, quando i combattimenti saranno finiti resterà ben poco dell'Ucraina. Una lunga insurrezione in Ucraina sarebbe grandiosa per i gangster di Washington, è ciò che sognano. Giocare, come fanno, con il coraggio di essere fuori portata. Spero disperatamente che il vostro presidente non sia anche lui un gangster e che farà ciò che è meglio per la sua gente e chiederà agli americani che si mettano a un tavolo. Purtroppo, tuttavia, molti leader mondiali sono gangster. E il mio disgusto per i gangster politici non è iniziato la scorsa settimana con Putin. Ero disgustato dai gangster Bush e Blair quando hanno invaso l'Iraq nel 2003. Ero e sono ancora disgustato dal governo gangster dell'invasione israeliana della Palestina nel 1967 e dalla sua successiva occupazione che dura ormai da oltre 50 anni. Ero disgustato dai gangster Obama e Clinton che ordinavano i bombardamenti illegali della NATO sia in Libia che in Serbia. Sono disgustato dalla distruzione totale della Siria, iniziata nel 2011 da ingerenze esterne nella causa del cambio di regime. Sono stato disgustato dall'invasione del Libano nel 1982, quando il gangster Shimon Peres si è unito alle milizie cristiane falangiste nell'assassinio di profughi palestinesi nei campi profughi di Sabra e Shatila, nel sud di quel paese. So quello che provi, Alina, e quello che provano tua madre e tuo padre, e i tuoi zii e zie, e fratelli e sorelle e cugini. Ho perso sia mio padre Eric Fletcher Waters che mio nonno George Harry Waters nelle guerre che combattevano i tedeschi. Per favore, credimi quando ti dico che credo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata a Parigi nel 1948. Ho combattuto con tutto me stesso per promuovere e sostenere i diritti umani per tutti i miei fratelli e sorelle in tutto il mondo, per tutto il tempo, da quello che ricordo, e sostengo te e i tuoi ora con tutto il mio cuore. A proposito di gangster, devo dirti una cosa riguardo alla tua lettera. La tua convinzione del 200% che non ci siano neonazisti nel tuo paese è quasi certamente sbagliata. Entrambi i battaglioni Azov nel tuo esercito, la Milizia Nazionale e il C-14, sono ben noti gruppi neonazisti autoproclamati. Anche loro sono gangster.
Inoltre non ho taciuto sull'Ucraina, ho scritto un pezzo che è stato distribuito 6 giorni fa da Globetrotter. Che altro dirti, Alina? Tutti noi, in ogni paese del mondo, comprese Ucraina e Russia, possiamo combattere i gangster. Possiamo dire loro che non faremo parte delle loro guerre oscene e mortali per ottenere potere e ricchezza a spese di altri. Possiamo dire loro che le nostre famiglie, tutte le famiglie in tutto il mondo, significano per noi più di tutto il potere ed il denaro del mondo. Dove vivo, negli Stati Uniti, possiamo unirci a Black Lives Matter, Code Pink, BTS, Veterans for Peace o una miriade di altre organizzazioni contro la guerra, a favore della legge, per la libertà e per i diritti umani. Farò tutto quello che posso per contribuire alla fine di questa terribile guerra nel vostro paese, tutto, tranne sventolare una bandiera per incoraggiare il massacro. Questo è ciò che vogliono i gangster. Vogliono che sventoliamo bandiere. È così che ci dividono e ci controllano, incoraggiando lo sventolare delle bandiere per creare una cortina fumogena di inimicizia per renderci ciechi alla nostra innata capacità di entrare in empatia l'uno con l'altro, mentre saccheggiano e violentano il nostro fragile pianeta. Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare a riportare la pace a te, alla tua famiglia, al tuo bellissimo paese. La lunga guerra e insurrezione che Hillary Clinton, Condoleezza Rice e il resto dei gangster di Washington stanno incoraggiando non è nel vostro interesse, né dell'Ucraina. Ti auguro ogni bene, Alina. Grazie per la tua lettera. E se sceglierai di rispondermi, stamperò quella risposta. Lo prometto. Love. Bang bang. Anche nei giochi di bambini. Un vecchio pezzo di Nancy Sinatra, rivisitato da Romulus con History Remix. E su questo pezzo, un pensiero ancora sulla guerra di Michele Serra. Sono qui per parlarvi da scimmia a scimmia. Per distruggere l'umanità bastano e avanzano una 50 di bombe termonucleari, dette familiarmente bombe atomiche. Però nel mondo le atomiche non sono 50, sono 15.000. La domanda dunque è questa: se per annientare il nemico e anche l'amico bastano 50 atomiche, perché ne abbiamo costruite 15.000? Una risposta razionale non esiste. Nemmeno la più cinica logica di guerra può giustificare uno spreco così demente. Se fossimo al bar vi direi: questa è la prova del fatto che siamo, come specie, non solamente malvagi, siamo anche coglioni. Ma se nel bar ci fosse uno psicanalista, potremmo fare un passetto in più. Ci spiegherebbe che un accumulo così smisurato è una forma di collezionismo. Il collezionismo è studiato in psicanalisi tra le perversioni. I collezionisti più accaniti sono i russi e gli americani, ne hanno molte migliaia. Seguono Cina e Francia, circa 300 a testa, dilettanti. Hanno l'atomica anche India, Pakistan, Gran Bretagna, Israele e Corea del Nord. 9 paesi in tutto. Democrazie e dittature unite nella lotta al buon senso. L'Italia non dispone di atomiche in proprio, ma ne ha una 70, diciamo così, in affido.
nelle basi NATO sul nostro territorio. Non le abbiamo fatte noi, ma le curiamo come se fossero nostri figli. Nel diritto internazionale ci sono parecchie armi messe al bando, sono le armi biologiche, le armi chimiche, le mine antiuomo, le bombe a grappolo. Poi le si usa lo stesso, si sa. Ma almeno formalmente sarebbe vietato farlo. La bomba atomica no. Non è al bando. L'ONU, da quando è nata, ci ha provato a mettere al bando la bomba, anche pochi anni fa, nel 2016. Quali sono i 37 paesi che nel 2016 hanno votato contro il disarmo nucleare? È così banale che quasi mi vergogno a dirlo. Sono i paesi che hanno l'atomica più i loro alleati militari, compresa l'Italia, che nel 2016 ha votato contro il piano internazionale di messa al bando. Nel 1955 Albert Einstein e Bertrand Russell scrissero un appello per il disarmo firmato da una decina di premi Nobel. Diceva: vi chiediamo, se vi riesce, di mettere da parte le vostre opinioni e ragionare semplicemente in quanto membri di una specie biologica che rischia di estinguersi. La parola più audace, più utopistica nella frase che vi ho appena letto è l'uso del verbo ragionare. Non credo sia alla nostra portata. Questa, senza voce, reduce da un weekend intensissimo. C'è stata la prima di un nuovo progetto con il grande amico Max Nocco, che saluto, Veneri e Vinili, letteratura erotica in musica. Le sue selezioni sono straordinarie. Ciao Max. E si trovano cose molto interessanti in rete. La testata online I Calabresi riporta che un sito dedicato all'aeroporto di Lamezia Terme, diverso da quello ufficiale, ha pubblicato contenuti, diciamo così, interessanti. Mi sono incuriosito, naturalmente. Leggo dal sito. L'aeroporto di Lamezia Terme è senza dubbio un punto di incontro per visitatori provenienti da tutto il mondo. È la porta principale per chi vuole visitare e conoscere questa città, anche se serve l'intera provincia di Catanzaro e gran parte della Calabria. In questo articolo conoscerai le informazioni necessarie in relazione a questo terminal. È una piccola città situata nella provincia italiana di Catanzaro, che a sua volta appartiene alla regione Calabria. Ha molti luoghi di interesse e attrazione turistica, da qui l'importanza di avere un aeroporto internazionale che faciliti l'arrivo di porno turisti da qualsiasi parte del mondo.
è una piccola città situata nella provincia italiana di Catanzaro, come abbiamo detto, e oltre ai suddetti servizi è possibile localizzare telefoni pubblici, posta, sale Pornhub VIP, punti informazioni e molti altri. Incredibile, ragazzi. Brock Berrigan, The Celebration Song. Listening? Okay. E siamo arrivati alla fine della nostra deriva anche stavolta. Of that guy. First you loved. Sigla di coda, goodbye, radio edit, Feder. Voglio finire con l'amore questa puntata di guerra e d'amore. Crazy night. Intense. Con Luciana Littizzetto. Mia madre ha sempre messo il rosmarino nel risotto e mio padre, da 40 anni, toglie a una le foglioline prima di mangiarlo. Si mette lì con la perizia di un orologiaio svizzero, tic, 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 e spulcia il risotto. Sono 40 anni che glielo dice, ma lei niente. Ci butta dentro delle fronde gigantesche, interi alberi di Natale di rosmarino. Dice che se no il riso non sa di niente. Lei lo mette e mio padre lo toglie. Così, da 40 anni. E si amano ancora. Io, fossi stata al posto di mio padre, l'avrei lasciata. Sarebbero bastate due righe. Ti lascio per il rosmarino nel risotto. Ho capito che preferisci lui a me. Ciao per sempre. Ricordati solo di dare la pastiglia per la filaria al cane. Addio. E invece no. Lui l'ha presa bassa e sono ancora lì, con un amore lungo che corre sul filo del rosmarino. Le coppie perfette esistono solo nei negozi di scarpe. Amare significa amare qualcuno così com'è. Volere che sia diverso non è amore, ma un desiderio egoistico. Non cercare di migliorare qualcuno in nome dell'amore sarebbe un miglioramento solo ai tuoi occhi, non ai suoi. E grazie a Lucianina. E grazie a tutti voi. Anche quest'ultima puntata di Destinazione Altrove è finita. Ci rivediamo, speriamo, il prossimo mercoledì alle 21 su RKO. Nel frattempo troverete questa puntata e tutte le precedenti, anche la scorsa stagione, in podcast sia sul sito di RKO, sia su Spreaker, sia su YouTube, sia su tutte le altre maggiori piattaforme, Spotify, eccetera. Un abbraccio grande, grande, grande. Alla prossima. Okay.
KO Radio.